vero e proprio viaggio della speranza, quello che ci ha portati dal bel mezzo dell'isola di Java a Lombok. Partiti da Yogyakarta alle 5 del mattino, fatto il tampone rapido, preso il treno per Surabaya, aspettato per ore ed ore l'arrivo del bus, viaggiato nella scomodità più assoluta per 25 ore tra bus e traghetti, temuto di non poter partire a causa dei numerosi posti in blocco volti a limitare la diffusione del Covid. Ma alla fine siamo arrivati, con un gran mal di testa e lo stomaco completamente sottosopra, in questo piccolo gioiellino chiamato Lombok. Lombok in Indonesia fa parte dell'arcipelago delle piccole isole della Sonda. È nota per le spiagge e il surf, specialmente la zona di Kuta Beach. Lombok è inoltre famosa per i suoi bellissimi panorami, i tramonti mozzafiato, le numerose cascate e foreste che popolano l'interno dell'isola. Il suo nome deriva dalla lingua Sasak e significa peperoncino. La maggioranza della popolazione è di religione musulmana ed è per questo che Lombok è anche conosciuta come l'isola dalle mille moschee. Prima dell'arrivo dell'Islam, Lombok ha vissuto un lungo periodo di influenza indù e buddista. L'induismo è praticato tuttora da tutti gli immigrati di etnia balinese e da una minoranza di indigeni Sasak. Abbiamo fatto un vero e proprio viaggio itinerante alla scoperta di Lombok, godendoci ogni angolo di quest'isola e facendo varie tappe per ottimizzare i tempi. Siamo sbarcati a Lembar, passati per Mataram e Senjiji, proseguito per Pamenang, guidato per ore per raggiungere il Ranyani National Park e il villaggio montano di Senaru. Ci siamo rilassati sulle meravigliose spiagge di Kuta per poi tornare a Lembar e lasciare Lombok. Ciao, sono le 5 di mattina. E stiamo andando in stazione a prendere il treno per Surabaya. Ciao, buongiorno. siamo in partenza. Stiamo andando a Surabaya, da Yogyakarta. In teoria dovremmo riuscire ad arrivare dopo 4 ore, prendere un autobus che in 23 ore ci porta Speriamo bene. Abbiamo fatto il tampone stamattina, negativo. Non avevamo dubbi. Siamo scesi dal treno appena adesso, una fermata prima di quella che dovevamo scendere, perché così siamo più vicini nella camminata, diciamo. Siamo a Surabaya, ci facciamo mezz'oretta a piedi o più, arriviamo al terminal degli autobus e vediamo se ci fanno partire. Io non so perché ho, da ieri sera ho un po' di presentimento, I tamponi sono negativi, il biglietto è biglietti ce fatto. l'abbiamo, vediamo. Non so, speriamo. Ce la fai? Camminiamo assieme al suonatore di chitarrino. Non sappiamo perché, ma tutti quanti vogliono farsi la foto con noi. Vabbè, questi sono stati carini, dei ragazzi tipo di scuola, no? Sì, ragazzini, adolescenti. Ci hanno rincorso, ci siamo fatti la foto. Una parlava inglese, quindi Siamo faceva le riusciti a domande. comunicare. Carini, sì. Avevi creduto, eh? Scale mobili finte, però ce l'abbiamo fatta. Obidore. Questi no. Stiamo pranzando. Buon appetito. Dici, com'è il pane fritto? È buonissimo, è dolce. È tipo ciambella. Siamo alla stazione del bus, ci siamo annunciati, ma ci hanno appena detto che è un'oretta di ritardo. Cominciamo bene. Ha detto che è colpa del traghetto, poi ci ho detto che facevo un giorno di ritardo, ma
Spero che sia sbagliato. Un'ora, detto che partiamo alle 6, quindi penso che sia solo un'ora. Dovevamo partire alle 5. Beh, intanto guardate il casino. E da questa città non si potrebbe muovere nessuno, eh? Perché ci sono delle restrizioni. Viene del nostro turno e ancora non sappiamo nulla. Ne sono passati 4 e la nostra compagnia andavano tutti a Giacarta. Porca la miseria. Ecco, è arrivato il nostro turno. È un po' scassatino, però è arrivato. No, dai, che è messo bene. Avrà sicuramente anche l'aria condizionata. Speriamo bene. Dai, cosa è successo? Sono le 5 di mattina, ci siamo svegliati. Siamo scesi tutti dall'autobus, ma parlano tutti solo in italiano, quindi non sappiamo che sta succedendo. E l'autobus è stato spento, non lo so, chiedevano dei certificati, noi abbiamo fatto vedere il tampone, però non so cosa dire. Cosa abbiamo mangiato? Questa è tutta la nostra giunta. Stiamo viaggiando da più di 15 ore. Ormai sappiamo che non si. Com'è questo autobus? È una bella. Non farmi dire niente. C'è questo che non riesce a tenere il seggiolino da solo. Quindi si spinge con tutta la forza sulle gambe. Ma perché non resta incastrato, mi sa che rotta la lema, quindi mi sta sempre di cercare di tagliarsi, ma non è. Pur di darmi fastidio, non dorme. Stiamo imbarcando per Lombok. Siamo svegliati al Garden Family. Abbiamo ordinato la colazione, un pancake alla banana e un piatto di frutta che è tipo 2 kg di frutta. Sono contenta. E niente, ieri siamo svenuti. Io avevo un mal di testa fortissimo, non ce l'ho fatta neanche parlare. E vabbè, adesso abbiamo dormito tipo 9 ore, anche ieri. No. Oggi è il nostro anniversario, facciamo 14 anni. Ciao ragazzi, questa è la prima mattinata a Senghigi. Non so se si dice bene, se ho detto bene, se si dice ieri, Senghigi. Comunque è bello essere da soli come turisti in mezzo a loro, diciamo. Tutti quanti ti cercano di vendere qualcosina.
riuscito a trovare un pub aperto e stiamo festeggiando il nostro 14° anniversario. A Lombok, che è un'isola musulmana, abbiamo trovato più bar di qualsiasi altro posto. Vabbè, è un'isola musulmana, comunque è un'isola per divertimento. Questa è la cittadina dove ci sono un paio di discoteche, anche se in questo periodo sono chiuse le discoteche. No, no, a me no, però va bene così. Salute, salute e auguri a noi. Stasera prendiamo un martabak, così c'è scritto. Adesso vi faccio vedere come lo fa. Con il nostro martabak, eccolo qua, ed è ripieno di uovo, cipolle e carne. Non so se può essere strano, ma mentre mangiamo il martabak ci hanno dato questa salsa al peperoncino. Qua l'uomo del monte dice sì al peperoncino, mi sa. Per vedere un po' come vivono qua nei villaggi. Ne abbiamo beccato uno che senza protezione saliva su una palma di cocco e tagliava dei cocchi. Non sappiamo perché, ma la maggior parte delle persone portò un fucile sulla spalla col silenziatore. Con le nostre valigie e il motorino, valigie buttate sui marciapiedi come al solito, di qualcosina. Siamo arrivati, siamo a Makassar, siamo davanti al tempio indù Puramel. Queste porte sono chiuse, adesso le abbiamo trovate chiuse, proviamo a vedere se riusciamo ad entrare dall'altra parte.
Eccoci a Cuta, siamo nell'hotel, siamo arrivati pomeriggio, diciamo un paio di orette fa. Poi eravamo abbastanza stanchi perché questa notte non siamo riusciti a dormire. Avevamo lasciato 3 banane sul tavolo, non ci sono più. Perché? Perché le scimmie ce le hanno rubate. Non sapevamo ci fossero le scimmie così vicine. Il proprietario appena arrivato ha detto: vabbè, la prossima volta non lasciate da mangiare fuori sul tavolo se siete dentro, perché le scimmie vengono e rubano tutto. Hanno rubato la nostra colazione. Ecco il posto dove facciamo la colazione, che è inclusa nel prezzo. Adesso tra un po' ci porterà i pancake. Eccoci qua appena svegli nel nostro alloggio. Qua è dove ci serviranno la colazione. Sta per arrivare il pancake. Intanto prima dietro di noi c'era il bambino della proprietaria, credo, o il nipote, e che fa, diciamo, la pipì alla libera un po' ovunque. È piccolino comunque, la maglietta da Superman. Siamo appena arrivati sulla spiaggia di Cuta, ragazzi, guardate che meraviglia. Medusa? Stasera ho portato Sandra a mangiare il pesce, ma mi sta cazzariando tutto il tempo. Solo perché dice che spendiamo troppo. Non è che non gli piace il pesce, anzi. Fortuna, giustamente stavamo salendo in montagna, la polizia ci ha fermati, dicendo che non potevamo passare e di tornare indietro, mancava più o meno un'oretta di strada. Adesso guardiamo se possiamo scendere giù sulla costa e fare la strada che costeggia il mare.
sempre per la nostra fortuna si è messo a piovere, abbiamo trovato una capanna di fortuna, sì, di qualcuno più che di fortuna. Ci siamo accampati qua aspettando che finisca di piovere, siamo con il nostro motorino e gli zaini, non sappiamo neanche noi come stiamo facendo a camminare in questo modo, quindi ci sentiremo dopo. Eccoci qua, abbiamo deciso di fermarci più o meno a un'oretta e mezza di strada dalla montagna, così almeno riusciamo a riposarci, darci una lavatina, è tutta un'altra roba dopo essersi fatto una doccia. Siamo fermati ad un caffè nel pieno della montagna, qua sotto si sentono le cascate, vediamo se riusciamo ad arrivare alle cascate senza pagare la guida, che ci aveva chiesto 200.000 rupie, noi per dormire ne paghiamo in 260.000 con la prima colazione, non mi sembra una spesa da affrontare. Entriamo nel villaggio tradizionale di Senaru sulla montagna del Parco Nazionale Ranyani.